Nel film si dice che ogni uomo ha la sua fantasia sessuale, quindi credo che anche ogni donna abbia la sua fantasia sessuale. Qual è la tua? Sei andato giù così diretto. Ma allora, prossima domanda. La fantasia è una fantasia, quindi puoi immaginare qualsiasi cosa. Poi cos'è che cambia un essere umano da un altro? È l'azione. Cioè tutti possiamo pensare di uccidere, no? Però finché non uccidi non sei un assassino. Certo. Quindi la fantasia può immaginare qualsiasi cosa, può galoppare. Non ho una fantasia specifica, cioè quando sei innamorata e hai una relazione in cui comunque sei felice, ti trovi bene, viene tutto naturale, non c'è qualcosa che vorrei così sperimentare, tanto l'ho detto in un'altra intervista, il posto più strano in cui ho fatto l'amore è un ospedale, quindi... Fare qualunque cosa in ambito sessuale con una persona a cui vuoi bene, io sono un monogamo, è una fantasia, ma la fantasia, adesso diventerò noiosissimo, ma insomma riuscire a far dire all'altra di essere suo è la fantasia in assoluto più potente. Ho lasciato il commercialista legato al letto. Giovanna è una life coach molto, molto decisa, energica, un po' maschia, che domina gli uomini, e questa è la sua copertina, diciamo, quello che si vede davanti. Ovviamente poi dietro c'è una donna che ha tutte le sue fragilità come chiunque altro, va in analisi appunto perché cerca di risolvere questa sua dipendenza dal sesso. Il problema è proprio che lei non riesce a innamorarsi di nessuno nonostante le varie avventure, e quindi sotto sotto prova un malessere comunque e cerca di risolverlo nell'arco del film attraverso varie peripezie, andando in una clinica per disintossicarsi dal sesso, andando in un ashram in Puglia, insomma tra questo viaggio on the road con Giacomo. Giacomo è un seduttore, è un autore televisivo che scrive programmi di poco successo e che in realtà avrebbe voluto invece scolpire nella vita, e a un certo punto perde il lavoro, ha un rapporto con l'analista da cui va da anni perché ha un problema, che è quello che lui dice che si innamora di tutte, quindi non si innamora di nessuno di fatto, e all'interno della terapia che fa a un certo punto incontra Giovanna. Quindi è un uomo, diciamo, in un momento della vita in cui è un uomo irrisolto sia da un punto di vista professionale sia da un punto di vista sentimentale. Sono stato coinvolto perché sono amico di Francesco Polloni. Saranno 3 anni fa, noi abbiamo girato 5 minuti da questa sua sceneggiatura, si chiamava Caccia d'amore. Ci siamo divertiti, però nel girarla, ringrazio perché partecipò alla lavorazione Nina Senecar, che adesso è interpretata da Gaia, e dico no, ma non si può chiamare Caccia d'amore, no, non va bene. Lo chiamava Malati di sesso. Francesco, sei d'accordo? Sì. Allora poi ho parlato con Roberto, con cui sono molto amico, Roberto Capo, il produttore del film, e ho detto, senti Robby, io ci avrei per le mani questa sceneggiatura, si chiama Malati di sesso, che ne pensi? 3 giorni siamo partiti. Il sesso è il tuo chiodo fisso? Scopri se hai bisogno d'aiuto. C'è un titolo forte, che bleffa. Sì, è un titolo divertente che comunque incuriosisce. Mi piacerebbe vedere proprio la comitiva che va al cinema, diciamo, il romano, andiamo a vedere Malati di sesso, figata, e poi magari la fidanzatina se lo guarda e dice, ma per te non mi abbracci, te non mi vuoi, questa è la cosa che proviamo a fare, ci proviamo, vediamo se ci riusciamo. Mi piaceva l'idea che nella storia che abbiamo scritto con Manuela Procaccia passi l'idea che al di là delle dipendenze che si possono avere, che può essere quella dell'alcol, della droga o quella sessuale o quella del gioco, l'essere umano ha la possibilità di potersi trasformare, no? Di poter cambiare, e la prima esperienza che deve vivere probabilmente, la prima storia d'amore che deve vivere probabilmente è quella con se stesso. Magari questa è una banalità, però è il primo step per poi poter avere o vivere dei rapporti sani con gli altri. C'è una battuta nel film in cui dico che degli scienziati hanno scoperto che una persona per stare bene deve essere abbracciata almeno 7 volte al giorno, ed è una cosa molto carina. Alla fine, prima del sesso c'è sempre un abbraccio e c'è un bacio. Sono le cose più importanti, che creano la chimica tra 2 persone, che creano insomma il desiderio, e quindi sono fondamentali.
Ciao spettacolo, ma che spettacolo, vi aspetto il 7 giugno al cinema con Malati di Sesso, non mancate. Spettacolo, che spettacolo, vi aspettiamo dal 7 giugno al film Malati di Sesso, mi raccomando. Vi aspetto dal 7 giugno al cinema con Malatissimi di Sesso e ciao, che spettacolo, che spettacolo. Vi voglio molto bene. È un film universale, racconta di un problema, ma racconta anche della sfera sessuale di tutti noi e quindi coinvolge tutti. E essendo anche molto romantico, ci fa sognare. Io personalmente credo nell'amore. E voi?